Signor Dalla Piccola? Sono io. Avremo bisogno di parlare con suo figlio. Ma mi dispiace che vanno disturbato, ma non ce n'era bisogno. Invece c'è bisogno. Che volete dire? Vogliamo dire che suo figlio ci è stato segnalato. Segnalato? Da chi? E perché? Glielo vuoi dire tu? Che mi devi dire? Signor Dalla Piccola, suo figlio si è messo nei guai. Ma quale guai? È stato un incidente. Digli quello che hai detto a me. È stato un incidente. Che hai fatto? Un'effrazione. Un'effrazione? Sì, è entrato in casa di qualcuno e scappando si è ferito. È vero? Oh, guarda che t'hanno visto bene, eh? Perché questo silenzio? Dici qualcosa. Io mi dichiaro prigioniero politico. Buongiorno. Buongiorno. Cerco l'ispettore Proietti. In questo momento non c'è. Vuole lasciare un messaggio? No, è che ero venuto a parlare di mio figlio. Nemmeno Guiducci c'è. No. Forse posso aiutarla io. Buongiorno, vicequestore Torri. Buongiorno, sono il papà di Paolo. Paolo Dalla Piccola. Sì, sono già stata informata del caso. Venga, le offro un caffè. Io vorrei capirci qualcosa, perché mio figlio non lo conosco più. Le ragioni di quello che ha fatto non le ha dette neanche a noi. Può essere che non ce ne sia. Ma lei crede che Paolo si sia introdotto nella casa di quello solo per prendere delle cose che non sono sue? Lei cosa pensa? Che c'è qualcosa che non va. Paolo non è perfetto, anzi. Però disonesto no. Si era messo pure a imparare un mestiere. Ma lei crede che sia normale che un ragazzino si dichiari prigioniero politico? Senta, per quanto riguarda quella faccenda, noi abbiamo chiamato la Digos. Non si deve preoccupare, è una ragazzata. Ma il resto no, giusto? Il resto no, ma suo figlio è incensurato e poi da quella casa non ha portato via niente. Quindi non andrà in prigione, se è questo quello che teme. Quello che temo è che a mio figlio sia capitato qualcosa che non so. Speravo che voi poteste aiutarmi a capire cosa, ma mi sbagliavo. Per voi è un criminale e quello resta. Mi scusi, devo andare. La lista degli studenti di Zandonai. Alla buon'ora. Che c'è di me? Renato Fiori. E chi è? Un mio amico. Renato Fiori. Pensavi che non ci saremmo arrivati? Dov'è? Rispondigli. Lo conosce. Stai già zitto. Fanno la scuola di falegnameria insieme al pomeriggio. Chi ti ha insegnato a guardare tuo padre così? Sono d'accordo, seduto. Stai a sentire. Sei veramente tuo amico e io credo che lo sia. Tu lo devi aiutare. Sì, perché tu ancora non hai fatto niente di grave, adesso prendi, te ne vai a casa. Ma possiamo dire la stessa cosa di lui. Sei tu che decidi come va a finire. Sei tu che decidi che fine deve fare il tuo amico. D'accordo.
so dov'è.